Buongiorno e benvenuti da parte di Marco Dall'Ava al nostro quotidiano appuntamento con analisi dei mercati. Prima seduta di settimana in leggero territorio negativo per Wall Street. A fine seduta troviamo un ribasso dello 0,21% per il Dow Jones e un frazionale segno meno anche per l'S&P 500 e per l'indice tecnologico Nasdaq. Che cosa è accaduto da un punto di vista tecnico nella giornata di ieri? Hanno prevalso sicuramente le vendite in apertura di contrattazione durante la prima ora. Possiamo notare come il futuro americano, l'S&P, abbia raggiunto quello che era il nostro primo obiettivo ribassista, stantinare a 1.866 punti. Livello statico che poi nelle ore successive, nel proseguo di giornata, ha funzionato molto bene come livello supportivo, definendo un movimento di recupero e quindi una chiusura solo in frazionale ribasso, pari allo 0,05%. Attualmente ci troviamo in area 1876 punti, ultime ore, come possiamo vedere, assolutamente laterali per il futuro americano, con la seduta asiatica che ha visto un leggero rialzo sia per Tokyo sia per l'Hang Seng, e tendenza che riteniamo possa tornare ad essere nuovamente ribassista nelle prossime ore, portando così in prima battuta un retest dei minimi di ieri e successivamente anche un approdo fino a 1859 punti. Seduta contrastata ieri sui listini europei, difatti troviamo Piazza Affari, l'Ibex di Madrid e Parigi in rialzo, mentre vendite si sono configurate sia sul FTSE 100 di Londra, meno 0,35%, e ancora una volta soprattutto sul DAX che ha ceduto lo 0,91%, rivelandosi ancora una volta il listino europeo più debole, così come sta accadendo ormai da alcune sedute. Che cosa è accaduto ieri? Abbiamo avuto subito un'apertura in gap down, quindi piuttosto debole, un test di un primo supporto statico a 9.269 punti, da cui si è configurato un recupero nelle ore successive con la relativa chiusura del gap down. E poi, a seguito della debolezza in avvio anche di Wall Street, nuovi minimi intraday con relativo test di 9.217 punti. Anche tale supporto ha retto molto bene sul futuro tedesco e da qui un movimento di recupero rispetto ai prezzi attuali di circa un'ottantina di punti. Da monitorare nella giornata odierna proprio i minimi di ieri, quindi ancora una volta 9.217 punti, livelli che se riusciranno a sostenere il DAX potranno riportare quantomeno in prima battuta una fase di recupero fino a 9.407 punti. Questo potrebbe essere un target del rimbalzo da cui poi secondariamente riprendere nuove vendite sul mercato tedesco. Viene confermata la tendenza ribassista anche sull'Eurostoxx, ancora debolezza anche qui nella giornata di ieri con definizione di minimi intraday a 3.072 punti. Come abbiamo appena analizzato anche sul DAX, poi nelle ultime ore e anche in apertura quest'oggi un leggero tentativo di recupero che potrà protrarsi fino a 3.114-3.117 punti. Difatti questi rappresentano sul futuro europeo i primi livelli di resistenza da cui potremo avere un nuovo ritorno dei venditori, un segnale di forza, di positività solo sopra 3.117 punti. Incominciano proprio nelle ultime ore in maniera più decisa le vendite per quanto riguarda l'euro-dollaro, già testati importanti livelli di resistenza proprio sul finire della scorsa settimana, venerdì pomeriggio, da cui è iniziato questo movimento ribassista. Attualmente siamo in area 1,3852 e confermiamo quello che sarà il target minimo raggiunto nelle prossime ore dalla divisa europea, posto a 1,3810. View ribassista confermata anche sul dollaro America contro yen giapponese. Lateralità nelle ultime ore, ci troviamo in questo istante a 103,25 con obiettivi confermati anche in questo caso al ribasso a 102,63 e successivamente a 101,89. Situazione grafica interessante che si è registrata nelle ultime ore su euro contro sterlina. Giornata ieri sicuramente positiva, dovuta soprattutto alla debolezza relativa della moneta inglese. Questo ha permesso al sottostante di portarsi al test di massimi relativi precedenti, stantinari a 0,83,50. Proprio da tali resistenze, nella seconda parte di giornata, è iniziato un movimento ribassista ancora attualmente in atto che potrà prolungarsi per il resto della seduta e definire un raggiungimento di 0,8285, 0,8275. Un primo segnale di conferma si sta registrando proprio
in questi secondi con il cedimento di un primo supporto statico passante a 0,83,25. Andiamo a vedere quelli che saranno i dati macro più importanti di quest'oggi. È stato già rilasciato un primo dato alle ore 8 riguardante la bilancia commerciale tedesca, leggermente sotto le attese degli analisti. Da seguire poi in mattinata sicuramente quelli che saranno i dati macro relativi al mercato inglese, ovvero produzione industriale, produzione manifatturiera, gli analisti non si attendono grosse variazioni rispetto al mese precedente, e la pubblicazione del report sull'inflazione. Da sottolineare poi anche nei prossimi minuti, alle ore 9, l'inizio dell'Ecofin, e poi per quanto riguarda il pomeriggio, ricordo ancora una volta l'apertura dei mercati americani, da ieri sarà alle 14.30 e mezz'ora dopo l'apertura avremo la pubblicazione di due dati, le scorte all'ingrosso su base mensile e i nuovi occupati, esclusi il settore agricolo, con previsioni che stimano una leggera crescita rispetto al mese precedente. Bene, per oggi è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione e buon trading a tutti.